Derby vittorioso per lo Sporting Pontecagnano che nella 20ª giornata del campionato di promozione ha battuto per 2-1 il Picciola. Il vantaggio dei gialloblu è arrivato al 29esimo del primo tempo con Garofalo, che con un gran tiro al volo di destro ha beffato l'estremo difensore avversario. Raddoppio al 30esimo del secondo tempo con Genovese, lesto ad insaccare da pochi passi dopo una cavalcata sulla sinistra di Gianluca Mazza. Ad accorciare le distanze per la squadra ospite, Tastardi. Gialloblu ora secondi in solitaria a meno 3 dalla capolista Angri. Un derby combattuto fino alla fine, soprattutto per quanto riguarda gli avversari. Abbiamo fatto non una buonissima partita, abbiamo trovato un gol forse nel miglior momento della Picciola. Poi dopo abbiamo iniziato a giocare forse un po' meglio, soprattutto a centrocampo dove abbiamo sofferto il primo tempo e abbiamo trovato il secondo gol con Genovese in ripartenza. Però la Picciola anche in 10 uomini non è rimasta a guardare, ha fatto la sua partita fino alla fine trovando il 2-1 e poi alla fine c'è stato questo rigore che per fortuna che il nostro portiere Alfonso Mazza ha parato, se no sarebbe stata proprio una beffa. Peccato per le espulsioni finali da parte nostra, perché comunque siamo già un po' in una situazione rimaneggiata e per queste due gare che vengono, Alfaterna e Buccino, siamo un poco rimaneggiati, come ho già detto. Per il resto l'importante, diciamo, che oggi era vincere e rimanere lì su dove siamo adesso, a pari punti con l'Angri che ha una partita in meno. Ci dobbiamo soltanto rimettere in sesto, cercare un po' più di equilibrio, soprattutto in mezzo al campo con gli uomini che ho, e cercare di combattere fino alla fine per fare quanti più punti possibile e lottando ormai anche per il primo posto.